Eccomi qui nel mio piccolo ma accogliente rifugio. Benvenuti a casa mia. Questo periodo di isolamento da tutti e da tutti ci permette di vivere la nostra casa. E inevitabilmente si risveglia in noi l'istinto culinario, sopito dalla fretta e dal tram-tram quotidiano. Per noi italiani cucinare è un vero atto d'amore per le persone a cui vogliamo bene. Se penso all'archivio delle mie immagini, una tra quelle a cui sono maggiormente legato è questa. Ritrae le mani di mia nonna mentre con amore mi porge la mia colazione preferita, due uova con la pancetta, in un piccolo tegamino arrugginito. Ma in un qualche modo cucinare è anche un atto d'amore verso noi stessi. In questi giorni stare in cucina rappresenta quella che io amo definire la nostra comfort food. Stare ai fornelli ci mette di buon umore e ci fa sentire sereni, sperimentando in assoluta tranquillità. Cucinare è una coccola che ci concediamo e ci permette di esprimere la nostra fantasia e la nostra creatività. La mia X-Pro3 generalmente la utilizzo per la street photography, ma essendo una macchina estremamente versatile, è perfetta anche per questo tipo di fotografia. Non utilizzerò luci artificiali, sfrutterò solo la luce proveniente da queste due finestre e da questo lucernario, che in un qualche modo finirà per essere quasi un softbox naturale. In fotografia adoro l'essenziale e le geometrie. Sfrutto questo mio tavolo nero come piano e gioco con il posizionamento di questo vassoio, cercando di ottenere un interessante gioco compositivo. In questa situazione la possibilità di ruotare il monitor a scomparsa diventa sicuramente molto utile e voglio immagini con una forte dominante nera e con una piccola punta di colore. In Italia ogni pasto che si rispetti deve necessariamente concludersi con un buon caffè. Lasciamo che la cucina e la fotografia ci accompagnino in queste giornate difficili e sicuramente andrà tutto bene.